Buongiorno a tutti e benvenuti a questo Viscom Talk che parla di audio branding. Vedremo in pratica come si può utilizzare la musica e il suono nelle strategie di comunicazione di un brand. Io sono Mimmi Maselli e sono uno dei partner di Soundmark, che è una piccola nuova agenzia creativa che si occupa appunto di audio branding e consulenza musicale, quindi supportiamo le aziende nel trovare la propria identità musicale. Scusate. Ok. Perché parlare di audio branding ad una fiera della comunicazione visiva? La risposta, almeno in parte, è questa qua. Questo che avete appena visto e che avete ascoltato è il sound logo di Viscom Italia, che noi come Soundmark abbiamo realizzato in un progetto più ampio di sound branding integrato. Cioè abbiamo realizzato per loro tutta una serie di elementi musicali che la fiera sta utilizzando all'interno della propria comunicazione. È stato un progetto veramente molto affascinante e abbastanza eroico, mi viene da dire, perché non so quante fiere, soprattutto in Italia, abbiano già capito le potenzialità del sound branding e della comunicazione attraverso la musica e il sonoro. E quindi, mentre ovviamente li ringrazio per averci ospitato, faccio un plauso, diciamo, al loro, come dicevo, coraggio, perché credo che siano, almeno nello scenario italiano e per il settore fieristico, un po' dei pionieri. Vado velocemente a presentarvi gli ospiti di oggi, con cui affronteremo vari ambiti del sound branding. Abbiamo Roberto Bagatti, Livio Basoli, Simone Aquino, che sono presenti qui con me, e poi, collegati da Roma, Alessio Albano e il professor Mauro Corsaro. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Mi piace citare questa frase del mitico Bob Marley che diceva: c'è una cosa bella della musica che quando ti colpisce non ti fa male. Allora, tutti noi sono stati colpiti milioni di volte nella propria vita dalla musica. Il concetto di musicalità fa in qualche modo parte di ogni essere umano. E, come diceva anche Oliver Sacks, nel suo famoso saggio Musicofilia, noi esseri umani siamo creature musicali. Diciamo che ogni uomo ha una componente musicale al proprio interno e possiamo riconoscere molto facilmente che la musica sia l'unico vero linguaggio universale che attraversa le culture e i linguaggi senza bisogno di essere tradotto. Ma chiaramente conosciamo tutti molto bene queste implicazioni culturali e in qualche modo anche poetiche relativamente alla musica. Ma ci sono delle evidenze scientifiche che in realtà provano che la musica ha un'influenza, ha un potere nel cambiare i processi della nostra mente. Non ve lo spiegherò io, che non sono uno scienziato, ma per questo motivo abbiamo ospitato all'interno del nostro talk il professor Mauro Corsaro, che è uno psicologo, psicoterapeuta, nonché musicista e compositore. Dovremmo averlo collegato. Sì. Io professor Corsaro, la vediamo e la sentiamo. Oh, perfetto, buongiorno. Già stiamo un pezzo avanti. Buongiorno. Buonasera a voi. Ci perdoni per il ritardo e grazie per essere qui con noi. Ci allora, mi fa piacere. Il professor Corsaro ha scritto un saggio molto interessante che si intitola proprio Effetti della musica sui processi mentali, dal marketing alla clinica. E quindi io vorrei che ci raccontasse un po', diciamo, parte di questi studi che lui ha fatto, che cosa hanno portato alla luce e come, in maniera appunto molto pragmatica, la musica influisce sul cervello umano. Sì, dicevate poco fa che la musica è un linguaggio.
Effettivamente è proprio così, però è un linguaggio particolare perché è un linguaggio che racchiude in sé una certa ambiguità, è intrinseca proprio l'ambiguità della musica, perché è fatta di vari elementi che non sono così oggettivabili, eppure un po' per tradizione, un po' per la società e il condizionamento sociale, in noi operano delle modifiche. Se io, per esempio, ascolto una melodia breve ascendente che fa para 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 pam, è un conto. Se io sento para 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 pam, è un altro conto. Questo proprio perché la musica va ad agire sul nostro processo metaforico di conoscenza. Continuate a sentirmi? Certo, molto bene. Ah, ok, no, perché io parlavo, ma mi era venuto sì, sì, no, lei vada, se mai la interrompo io. Benissimo. Grazie. Quindi la musica entra di noi, io dico, senza bussare. Oggi ho scoperto che Bob Marley diceva anche che non fa male, però parliamone, nel senso che a volte fa male la musica, perché col fatto che qualsiasi cosa che entra dentro di noi, consentitemi la metafora, senza il nostro permesso, comunque opera delle modifiche in noi. E a volte il nostro organismo, la nostra psiche non è pronta a questo. Per esempio, per farvi fare una breve risata, prima mentre facevamo il sound check ho sentito per un attimo la musica di una famosa bibita gassata di colore scuro. Adesso mi fa lo spoiler di quello che viene dopo. No, io l'ho sentita, però come diciamo a Roma, ve possino, da quel momento mi è venuta una sete e sto qui. Vabbè, adesso cercherò di spiegare anche perché. Dunque, come funziona un po' la nostra mente? La nostra mente è un modello, cerco di ridurre quello che è più complesso attraverso un modello. È fatta fondamentalmente di pensieri. Pensieri che sono consapevoli, o se vogliamo anche possiamo dire analitici, e pensieri che sono più inconsapevoli, possiamo definirli analogici, ma possiamo definirli anche inconsci, se preferite la terminologia. Ovviamente queste due modalità di pensiero coesistono e collaborano fra di loro. Ora, quello che è importante capire, indipendentemente dalla musica, è che qualsiasi nostra emozione o risposta corporea o comportamento che adottiamo non è che nasce così, nasce effettivamente perché noi rispetto ad una situazione attivante ci diciamo qualche cosa nel nostro dialogo interno. Cioè la gente pensa che le emozioni nascono così: ho visto l'albero di Natale, mi sono commosso. No, siccome hai visto l'albero di Natale ti sei detto qualcosa e ti sei commosso. Quindi la musica è un tipo di linguaggio che va subito a mirare, se vogliamo, un po' l'emisfero destro del cervello, della corteccia superiore destra, che è quella più analogica, quella più inconsapevole, quella che ragiona in parallelo per metafore e per simbologia. Immaginate da voi il potere che può avere la musica, che va diretta lì a colpire. E quindi la musica, quando è accompagnata, per esempio, ad un'immagine, a delle immagini, ad un video, ma anche ad una qualsiasi nostra realtà, diventa a tutti gli effetti un altro elemento che si va a sovrapporre ad una realtà già esistente. Quindi noi, il nostro percetto, è una realtà che è una combo fra queste due realtà, cioè la nostra realtà del mondo in cui viviamo, il nostro mondo interno e in più la musica. Tutto questo opera dei cambiamenti in noi a livello cognitivo, sulla nostra attenzione, sul modo di percepire le cose, sul modo di ricordare delle cose, sui nostri processi valutativi, e questo è fondamentale, lo capite bene, per scegliere di comprare un dentifricio piuttosto che un altro. Ma agisce di conseguenza, modificando i nostri schemi mentali, anche sulle emozioni, e sul tono dell'umore, sul livello di ansia, e poi anche su modifiche fisiologiche. Perché per esempio la pressione sanguigna, il battito cardiaco, quella famosa musica che a volte ci crea qui questo bolo isterico e noi dobbiamo deglutire, quasi non riusciamo a trattenerci perché ci sta succedendo qualcosa, no? Che è una reazione psicofisiologica, che è un misto fra l'emozione e una reazione corporea semiautomatica. Bene, la musica ha tutto questo grande potere. Ed io, essendo un compositore, ho scritto anche delle piccole colonne sonore, e io scrivo ancora alla vecchia maniera, cioè nasce prima in testa la musica e poi si va sui software, sono leggera controtendenza rispetto allo standard attuale, però la musica, mi accorgo
quando devo montare per esempio un qualcosa su un video, che noi possiamo completamente stravolgere il significato di quello che stiamo dicendo se la musica cambia. Esatto. Quindi ogni scena di un film, se noi vogliamo, è sempre suggellata, sottolineata, e noi quello che la ricordiamo, e guarda caso ci ricordiamo anche spesso la colonna sonora. Io vado avanti finché non mi fermate. Eh? Sì. Okay. No. Come si traduce a questo punto, e già diciamo la sua premessa ce l'ha fatto intuire, l'utilizzo, no, della musica nel marketing, nel senso che, se non ricordo male, nel suo libro lei dice: la musica a un certo punto diventa quasi un mezzo che fa da ponte tra un prodotto e il consumatore finale. In che modo, sì, quindi poi a un certo punto c'è stato questo passaggio, no, diciamo, in cui la musica è usata veramente come strumento scientificamente, sì, provato di marketing? Allora, questo passaggio avviene per un motivo molto semplice, perché quando si fa uno spot pubblicitario, per esempio, quando si utilizza una musica, non si pensa a vendere il prodotto, ma si pensa a confezionare un risultato emotivo. Cioè, il venditore vuole vendere il prodotto, ma quello che è veramente importante, la vera efficacia nella vendita per ottenere la scelta di quel prodotto, anche in modo così inconsapevole, tipo zombie, è che si crei un legame affettivo fra il consumatore e l'oggetto da portare nel carrello della spesa o da acquistare semplicemente. Questa è la cosa fondamentale. Bisogna creare un legame affettivo. Per fare questo bisogna andare a stimolare delle emozioni. C'era, quando ero piccolo io, negli anni 80-90, una nota pubblicità di una marca di pasta. Ce la ricordiamo tutti, credo. Che non sto spoilerando anche questo, spero. No. Ok, questa marca di pasta, che cos'è che vendeva? Parlava dopo quanto scuoce la pasta, se va bene per la carbonara o per altro. No, parlava semplicemente né del prezzo, parlava effettivamente di un qualcosa di diverso. Cioè stava vendendo buoni sentimenti, delle situazioni di famiglia, apprensione, cura dell'altro. Quella bambina che torna a casa leggermente in ritardo, i genitori preoccupati, e lei che torna a casa col gattino, e i genitori con un grande abbraccio accolgono lei e il gattino. Ecco, questa qui, è con quella bella musica lì che tutti ricordiamo, è senz'altro una vendita di una qualche altra cosa, e cioè di un'emotività. Dunque, quando io ho il carrello della spesa, non vado a vedere la pasta che costa meno o quella che mi dicono che è più buona. Io vado a scegliere quella che mi fa stare bene, perché in quel momento non ho bisogno di un tipo di pasta X, ho bisogno di esperire dentro di me, nel mio intimo e molto spesso inconsapevolmente, un tipo di emozione rassicurante, se quello è il prodotto, ma poi si può giocare anche con altri tipi di emozioni, se si vuole incitare la trasgressione, quindi un brand trasgressivo, se si vuole stimolare il livello di identità culturale di un target specifico di età, e allora bisogna mettere un altro tipo di cosa. In quel caso si va a far leva persuasiva nel processo di valutazione di scelta di acquisto su altre condizioni, che sono quelle per esempio di appartenenza sociale ad un gruppo. Bene. Professor Corsaro, io starei qui a parlare con lei 6 o 7 ore, perché l'argomento è veramente troppo affascinante. Chiaramente abbiamo i tempi un po' stretti, per cui intanto la ringrazio. So che poi lei a una certa ora si deve scollegare. Purtroppo alle 16:25 devo scollegarmi. Ok, io intanto comincio a ringraziarla. Lei rimanga collegato. Grazie a voi. E magari finché un eventuale posso. Coinvolgimento dopo. Grazie ancora. Allora, perché abbiamo fatto questa premessa? Penso che l'abbiate capito, e approfondiremo poi nei discorsi successivi le motivazioni che abbiamo ascoltato dal professor Corsaro. Ma mi sembra molto chiaro a tutti che la musica non può più essere, diciamo, un elemento che non viene considerato all'interno delle strategie di comunicazione di un brand, perché il tipo di connessione che crea nelle persone che ricevono questo messaggio è decisamente più forte. Facciamo un piccolo excursus, cercherò di essere molto sintetico, relativamente ai temi del sound branding, visto che siamo in un contesto comunque che non parla propriamente la nostra lingua.
Allora, facciamo una piccola distinzione intanto tra quella che è la sound identity e il sound branding. La sound identity di fatto è la percezione sonora che abbiamo di un brand, cioè ogni brand ci parla anche a livello sonoro e musicale, a prescindere dal fatto che questo brand se ne stia occupando oppure no. Però noi riceviamo comunque da ogni brand, per di più diciamo nel contesto comunicativo attuale, molti stimoli musicali da questo brand. Il sound branding invece è una struttura, un sistema sonoro musicale che viene creato appositamente dal brand per comunicare attraverso questo tipo di contenuti dei valori che siano rappresentativi della propria identità e che possa appunto raggiungere attraverso tutti i touch point di comunicazione il proprio target di riferimento. Brand e musica ce l'ha diciamo un po' già citati alcuni esempi il professor Corsaro, non è che si sono conosciuti l'altro ieri, è una storia d'amore che dura da decenni, fondamentalmente in maniera molto massiccia da quando è nata la comunicazione attraverso la pubblicità televisiva. Vi rinfresco un attimo la memoria con un piccolo contenuto. And furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony. Perfect harmony. I like to buy the world a coke and keep it company. Questo famoso spot che ha fatto venire una gran sete al professor Corsaro prima, che ne aveva sentito un'anticipazione, avrà credo 40 anni. Quindi diciamo che in realtà parliamo di musica e brand da molto tempo. Vediamo qualche altro esempio in cui i brand sono entrati tanto nella comunicazione utilizzando anche dei driver, dei personaggi, come driver dei personaggi musicali molto, molto famosi. Chiaramente il concetto di sound branding, che ora non è più soltanto fare una sponsorizzazione di un tour o appunto scegliere una musica accattivante per uno spot, deve essere diciamo un processo molto più completo, che parte per forza di cose dalla brand identity. Cioè un sound branding che funziona deve partire dall'analisi dell'identità di un brand e dei valori, della filosofia di quel brand, perché sia coerente, perché sia veramente efficace. Quindi per studiare un progetto di sound branding bisogna partire dalla brand identity, fare una grande analisi del brand e chiaramente concepire questo sound branding in modo che abbia anche degli obiettivi di marketing, delle finalità di marketing ben specifiche, e poi si arriva alla definizione del sound branding. Il sound branding, come vi dicevo, ora non è più solo un elemento musicale utilizzato in comunicazione legato a un brand, ma è un sistema molto complesso, di cui noi possiamo individuare tre macro aree. La principale, quella diciamo dominante, quella da cui si parte, è quella del DNA sonoro, che in qualche modo è una costruzione musicale che racchiude tutti gli elementi valoriali di un brand attraverso la musica. Quindi ci fa capire bene l'orizzonte musicale all'interno del quale il brand sta, sia in termini di genere, ma anche in termini di mood, di ritmo, di timbro. Da questa composizione, che in genere è veramente una piece musicale di qualche minuto, estrapoliamo il sound logo, il famoso sound logo di Viscom che abbiamo sentito all'inizio, che dura 2 o 3 secondi, deriva dal DNA sonoro, e tutta una serie di altri elementi che in qualche modo poi vengono utilizzati nella comunicazione musicale del brand. Poi abbiamo il mondo delle soundtrack, cioè tutte quelle musiche, originali o no, che in qualche modo accompagnano e fanno da colonna sonora ai contenuti multimediali e di comunicazione che il brand produce. E noi sappiamo quanto ormai i brand producano decine, centinaia di contenuti audiovisivi ogni anno,
Per cui a partire dagli spot, per arrivare ai podcast, per arrivare alle stories di Instagram, ma anche banalmente al sottofondo di un call center, tutto questo mondo a partire dalle soundtrack che derivano dal sound branding. E infine il soundscape, cioè l'ambiente sonoro che rappresenta il brand. Noi quando entriamo in contatto fisicamente con un marchio ci immergiamo anche nel suo ambiente sonoro. Se vado in un negozio ascolterò la musica di quel brand, se vado a un evento di quel brand ascolterò un certo tipo di musica, ma molto probabilmente anche all'interno degli spazi, diciamo, professionali, lavorativi di quel brand, quindi la mensa, la reception, le meeting room, fino alle convention, arrivare anche ai fashion show per quanto riguarda la moda. Ecco, abbiamo capito in sintesi quanto è importante capire come suona il nostro brand. Io immagino che per molti dei vostri marchi abbiate un'idea ben chiara di come suona il vostro brand, ma probabilmente per molti non è così. Ecco, se dovessi farvi un esempio di un brand che non comunica musicalmente in maniera efficace, immagino potrei citare, che ne so, sarete stati anche voi a una convention dove quando viene chiamato l'amministratore delegato parte il classico tema epico del Gladiatore o di Star Wars, oppure se dello stesso brand vede uno spot in TV ci sarà una hit, diciamo, commerciale del momento. Però se chiamo il call center sicuramente partirà la sonata di Beethoven o magari Stevie Wonder, una hit di Stevie Wonder degli anni 80, I just called to say I love you, e per finire con magari una bella base trap invece usata per le Instagram story. Cioè, che cosa ci sta dicendo questo brand rispetto alla sua identità musicale? Probabilmente che non ha le idee molto chiare, che è molto confuso. Quindi utilizzare questo tipo di cliché, anche se sembra semplice e scontato, invece può condurre in maniera diametralmente opposta, diciamo, la percezione che le persone hanno di questo brand. Per cui, per sintetizzare quello che abbiamo detto finora, abbiamo capito che la musica è uno strumento fondamentale che usano le persone per rafforzare la propria personalità, per provare emozioni, per comunicare la propria identità. Ecco perché le aziende l'hanno capito e se riescono a comunicare attraverso la musica i valori del proprio marchio, riescono a connettersi con la propria audience in maniera molto più duratura, più solida. Per questo è fondamentale a questo punto concepire un'immagine musicale di un brand in maniera veramente coerente, perché così è possibile che amplifichi la propria forza comunicativa e che soprattutto aggiunga sempre più consistenza all'identità del proprio brand. Per chiudere e poi passare la parola ai nostri ospiti, vorrei fare questo giochino. Abbiamo capito che il sound logo è questa immagine musicale molto breve che si lega ad un marchio. Senza farveli vedere, vi farò ascoltare alcuni sound logo di brand molto conosciuti, perché possiate capire quanto la musica fa sedimentare nella memoria il concetto di un brand, l'immagine di quel brand, e li rende immortali. Volkswagen. Questo era facile. Ok, penso che ne abbiate riconosciuti la maggior parte e molto probabilmente questi sound logo esistono da 20-30 anni, perché poi sono molto spesso aziende americane che hanno capito questi concetti decenni di anni fa e vi rendete conto quanto veramente la musica abbia questo potere, come diceva anche il dottor Corsaro, di rimanere fissata nella nostra memoria per sempre nonostante noi
anche ad occhi chiusi o senza vedere l'immagine e il logo di quel brand, sappiamo che si parla di lui. Bene, ora vorrei coinvolgere Roberto Bagatti. Benvenuto Roberto. Grazie. È responsabile della direzione creativa di Rai e che, visto che abbiamo parlato appunto di sound logo, di sound branding, quindi di identità di un brand attraverso la musica, Roberto ha, diciamo, curato qualche anno fa un progetto di rebranding importantissimo per tutti i canali della rete Rai, affrontando quindi una sorta di grande mastodonte, dinosauro, come può essere un'azienda, però con una storia così importante, così iconica e così istituzionale. E adesso ci racconterà, insomma, quali sono stati i processi che hanno portato a questo rebranding anche attraverso la musica. Benvenuto Roberto, grazie per essere con noi. Grazie. Vuoi che ti passi, così vuoi scorrere la tua presentazione? Vai avanti col verde. Vediamo cosa c'è. Allora, vuoi fare una piccola premessa? Sì, una piccola premessa. Grazie. Io in realtà faccio parte di un piccolo team all'interno della direzione creativa che si occupa nello specifico del branding, sia da un punto di vista visivo e di conseguenza anche audio della RAI. Questo a livello corporate e poi a livello delle singole piattaforme, che va dai canali televisivi alle reti radiofoniche, piattaforme digitali, eccetera. Io sono entrato in RAI nel 2016, quando è nato questo team, e il nostro primo progetto è stato quello di mappare quella che era la situazione, diciamo, del branding in RAI e di capire dove si poteva in qualche modo migliorare. Vi faccio vedere subito, credo siano adesso, quattro video che sono un po' così esemplificativi, anche se è una piccola porzione in realtà, perché sono solamente quattro video dei primi quattro canali generalisti, da Rai 1 a Rai 4, però sono esemplificativi di una situazione che abbiamo trovato e che, su cui abbiamo riflettuto poi per procedere con il discorso del branding vero e proprio. Allora, quello che vedrete qui sono quattro ident. Gli ident sono, in gergo diciamo televisivo, sono quegli stacchi da 5-7 secondi che introducono o escono dalla fascia pubblicitaria, dalla tabellare, dove vedete gli spot. Chiaramente è un luogo ideale dove affermare il brand, sia da un punto di vista del logo, quindi da un punto di vista visivo, ma anche dell'audio logo, proprio perché siamo in un ambito dove l'audio ha un peso importante quanto l'aspetto visivo. Considerate che molto spesso la televisione, soprattutto la televisione generalista, viene consumata come una radio. Cioè un canale come Rai 1, lasciata in sottofondo. Anche. Esatto, esatto. Un canale come Rai 1 che parla a un pubblico, ha un target molto preciso, ed è un target molto ampio, ma ad esempio nel daytime ha un target rivolto a quelle persone che sono a casa, che non sono in ufficio, adesso Covid a parte, smart working a parte, e che quindi chiaramente appartengono a una fascia demografica e di età molto precisa. Sono in buona parte casalinghe, che molto spesso fanno altro, non necessariamente guardano la TV, e quindi utilizzano la TV innanzitutto come un apparecchio audio. Quindi l'audio logo o il sound logo, come preferite chiamarlo, è un elemento fondamentale. Allora, la situazione in cui che noi abbiamo trovato nel 2016, la vedrete attraverso questi quattro ident. Questo era il primo. È particolarmente importante perché è uno dei pochi che utilizzava realmente un audio logo, come vedrete. Vedete che ci sono due canali, Rai 1 e Rai 3, che utilizzano un audio logo. Mentre anche Rai 2 e Rai 4 lo utilizzano, ma sono diversi. Quindi non abbiamo un audio logo unico per un editore unico che è Rai. Ve li mostro così almeno avete subito un'idea precisa. Come sentite, le quattro note qui non c'erano. Qui ritornano.
Rai 4. E qui scompaiono di nuovo. Per cui la prima riflessione è stata quella di lavorare chiaramente sull'impianto visivo e cercare di portare una coerenza trasversale nel portfolio. Considerate che quando nel 2016, quando abbiamo iniziato questo progetto, la RAI aveva 12 canali, quindi qui non ve li mostrerò tutti chiaramente per una questione di tempo, però ne vedrete alcuni e capirete qual è il lavoro che è stato fatto, soprattutto in questo ambito, a livello audio, di coerenza del portfolio. Allora, in estrema sintesi, il lavoro che fa un grafico o chi si occupa di branding visivo parte dal brief, cioè un documento che in qualche modo raccoglie in modo estremamente sintetico tutte quelle informazioni che sono necessarie per stabilire quello che sarà l'impianto visivo di una rete, di un brand, di un prodotto, eccetera. Il brief è banalmente un foglio dove andiamo a scrivere chi siamo, cosa siamo, a chi parliamo, cosa vogliamo dire, cosa vogliamo che rimanga in mente alla persona quando viene in contatto col nostro brand. Sostanzialmente è quello. Lo stesso ragionamento però lo facciamo sull'audio, non lo facciamo solo sull'aspetto visivo. E quindi, oltre a lavorare su dei loghi, lavoriamo anche su degli audiologhi con lo stesso criterio. Cioè andiamo a pensare a chi andiamo a parlare. E laddove, quando si lavora su un aspetto visivo, su un problema visivo, a risolvere un problema di tipo grafico, visivo, si lavora con i cosiddetti mood board, cioè con una serie di immagini che in qualche modo danno un'idea di dove si vuole andare, lo stesso lavoro si fa con l'audio. Si cercano delle reference, cioè si cercano degli esempi musicali esistenti nel mondo dell'editoria musicale che in qualche modo possono orientarci verso il nostro pubblico. Possono dire Rai 1 parla un linguaggio musicale di un certo tipo perché parla a un certo tipo di pubblico, di età, di fascia, di reddito. Lo stesso discorso vale per Rai 2 che sarà diverso da quello di Rai 1, eccetera, eccetera. Quindi, fatto un po' questa premessa, quello che abbiamo fatto è banalmente, abbiamo preso l'audiologo esistente, abbiamo deciso di mantenerlo perché partiva con un vantaggio molto grosso, che era quello di esistere nelle case di una sessantina di milioni italiani. Quindi, che, se vuoi, era chiaramente un punto di forza, ma anche una complessità, perché magari partire da zero, per certi versi, sarebbe stato anche più semplice. No? Forse con sì. Con un foglio bianco, invece avere un audiologo così conosciuto, così sedimentato, da dover, diciamo, attualizzare, probabilmente è stato ancora più complesso. C'è un piccolo fattore che non ho raccontato, è che ci siamo trovati con circa 3 mesi e mezzo per fare la prima fase del progetto, per cui chiaramente tutto ciò che c'era e che funzionava in qualche modo l'abbiamo tenuto buono. Motivo per cui non siamo andati a toccare il logo, certo, anche a livello visivo, sì, non solo audio. Quindi, fatto questo ragionamento, quello che è stato fatto questo internamente alla RAI è stato fatto un lavoro a 4 mani col marketing in modo da definire esattamente l'identità da un punto di vista editoriale di questi canali attraverso tutte quelle informazioni che vi ho appena, sì, raccontato e cercare di tradurre questa cosa in musica. Cioè, la domanda banale è se Rai 1 fosse una canzone, se Rai 2 fosse una canzone, se Rai 3 fosse una canzone. E da lì abbiamo iniziato a pensare a quali potevano essere potenzialmente i brani. Se Rai 1 fosse una canzone, nella prima fase, poi si è evoluta questa cosa, ma sarebbe stato un brano nazional popolare di pop, Laura Pausini, un esempio per tutti. Rai 2, a chi parla? Parla a un pubblico decisamente più giovane di Rai 1. Abbiamo pensato a un esempio di pop globale, Rihanna, okay, all'epoca pensavamo. Rai 3 chiaramente è un canale diverso, è un canale che ha, innanzitutto è il canale del servizio pubblico per l'eccellenza, ha tutta una serie di spazi culturali, per cui senza adesso entrare, perché non abbiamo veramente il tempo, ma senza entrare nei dettagli, il Sigur Rós. Sì. Non so se riuscite a fare. Rai 4 è anime, short format, scripted americano, da HBO, eccetera. Abbiamo pensato all'elettronica e da lì tutto quel mondo vasto, appunto, che va
dal trap usato su Instagram fino all'elettronica più evoluta, l'IDM più, certo, più sperimentata. Esatto. Per cui questa è un po' la mappatura che è stata fatta. Ora vi faccio vedere, credo, quattro ident, sì, delle generaliste, dove sentirete questo, insomma, questo ragionamento applicato. Non entro nel merito dell'aspetto visivo, che occuperebbe un'ora probabilmente di approfondimento. È chiaro, facciamo un altro talk per questo. Sì, comunque vedrete la differenza, insomma, tra quello che avete visto anche a livello di consistenza e di coerenza trasversale di portfolio. Vai, dai un altro tocco. Ve li faccio vedere due volte. Faccio notare una cosa, sulle quattro generaliste non c'è un logo visivo. No, infatti quando mi hai mandato all'inizio pensavo fosse un errore. Detto. No, è assolutamente una scelta, nel senso che a un certo punto, dopo anni di Rai 1 blu, Rai 2 rosso, Rai 3 verde, abbiamo un po' pensato che fosse superfluo andare a firmare, ma non abbiamo tolto la firma sonora, per le ragioni di cui parlavamo prima. Questo secondo me è un esempio abbastanza interessante, esatto, per dire quanto è importante il sound branding, esatto, anche in un contesto come questo, no? Dove puoi fare a meno del logo, perché sei sul primo tasto del telecomando, ma non puoi fare a meno dell'audio. Dell'audio logo. Adesso vi faccio vedere una serie di invece canali tematici, dove il logo invece c'è, ma c'è per una ragione diversa, perché molti di questi canali all'interno del digitale terrestre sono posizionati su numeri che non corrispondono al loro numero. Al numero. Il numero 5, ad esempio, non è sul quinto tasto del telecomando. Certo. Per cui in quel caso il logo viene affermato a livello visivo. Però c'è ancora il discorso dell'audio logo. E qui, secondo me, è ancora più evidente il discorso dei generi. Perché ad esempio nel caso, il primo caso che vedrete, Rai 5, il canale culturale, c'è un lavoro sull'audiologo che richiama quasi la musica contemporanea, la dissonanza della musica contemporanea vocale. C'è un esempio in mezzo di Rai Movie, dove viene richiamata la musica del cinema italiano. Ci sono i kids, i canali per bambini, dove chiaramente l'orientamento è molto, anche a livello sonoro, legato alle due fasce di età a cui si rivolgono questi canali kids della Rai. In questo caso queste sono due fasi diverse di Rai 5, ma le ho messe entrambi proprio perché a livello sonoro sono diverse e anche perché a livello visivo, insomma, c'è stato, sì, un passaggio. Non so cosa arriva dopo, per cui io vado. Forse c'è Faristo, l'abbiamo tolto. Ok, vi faccio un altro abbiamo esempio. Abbiamo ancora un paio di minuti, considero.
Questo comunque è un esempio di come è stato applicato nel caso della RAI un concetto che fino al 2016 era presente solamente su due canali ed è stato allargato a livello di audiologo su tutto il resto. Chiaramente questo lavoro poi è stato fatto anche sulle radio e su altre piattaforme, quindi quelle che vedete qui sono quelle più facilmente rappresentative, certo. Sono quelle televisive. Vi faccio un altro esempio che forse... qui voi siete ancora più tecnici di me rispetto a quello che potrebbe essere la definizione del lavoro che è stato fatto. Qui non è tanto un discorso di audiologo quanto probabilmente più un discorso allargato diciamo di soundscape piuttosto esatto. che di colonna sonora. Da qualche anno c'è una collaborazione tra RAI con alcuni festival del cinema sì. e ci troviamo spesso a collaborare con loro in qualità di servizio pubblico per, in alcuni casi, per alcune sezioni all'interno del cinema che hanno, diciamo, una loro identità, sia visiva che sonora. In altri casi, come questo, diciamo che diventano delle partnership dove la RAI collabora col festival e porta anche un aspetto di immagine e di sonoro. Uno di questi festival, che è un festival molto interessante di Udine, che si chiama il Far East Film Festival, che è un festival molto specifico, perché è un festival di cinema asiatico. Vi ho portato due opener, che in genere vanno in onda, vengono anzi proiettati prima delle serate all'interno del festival, quindi prima dei film, sono un po' delle aperture e sono state anche utilizzate per delle rassegne, delle retrospettive in onda su Rai 4 in parallelo. Qui è stato fatto un lavoro, se volete, simile, nel senso che è stato creato un audiologo vero e proprio e poi è stato costruito un brano da 30 secondi sì. e ogni anno... Derivato, diciamo, da quello. Esatto. Chiaramente l'influenza è fortemente legata all'Oriente, nello specifico al Giappone, in sì. queste due edizioni, anche se poi c'è una forte partecipazione anche di cinema cinese, piuttosto che taiwanese, di tutto, diciamo, l'Asia, anche indiano, credo. In questo caso di edizione in edizione quello che viene fatto una variazione del tema, ma sentirete il tema, diciamo, da un punto di vista della frase musicale, quindi chiamiamolo audiologo anche se è più esteso perché è un lavoro da 30 secondi, rimane lo stesso. È un tema a tutti gli effetti. L'anno dopo siamo ritornati e cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato avanti il discorso da un punto di vista visivo ma anche audio, con una variazione appunto, come dicevo, sul tema. Bene, io ti ringrazio Roberto perché grazie a voi. Come sai il tempo è tiranno, però penso che abbiate capito tutti quanti appunto quanto è importante il tema del sound branding legato poi a un marchio così, così importante, ma è stato illuminante vedere come appunto si propaghi in maniera però assolutamente coerente attraverso mille sfaccettature, perché evidentemente RAI ha mille anime diverse, ma c'è sempre un ritorno comunque a un'identità principale che viene sempre ricordata. Ora avrò il piacere di parlare con Livio Basoli di Dude.
Benvenuto Livio, grazie per essere con noi. Livio è Chief Creative Officer di Dude, che è una delle agenzie creative pubblicitarie, diciamo, ormai sulla scena italiana, ma anche internazionali, penso più interessanti, più in ascesa, e che, correggimi se sbaglio, si è sempre dimostrata, si è sempre differenziata per un linguaggio, una creatività un po', diciamo, fuori dagli schemi. Mettiamola così. Però ti devo correggere al ribasso, sennò sembro un arrogante. No, abbiamo fatto tante cose, proviamo a fare cose un po' diverse, un po' più fresche. Chiaramente in Italia è più facile che farle all'estero, cose esatto. Più fresche però. Però come? E intanto mentre ti passo lo scettro grazie. Del potere, con Livio affronteremo ovviamente uno dei temi principali del sound branding, che è l'utilizzo della musica nell'advertising, nella pubblicità. E quindi ti chiedo, Livio, sempre. Di raccontarci come nel vostro ambito specifico e dal punto di vista ovviamente della vostra agenzia utilizzate la musica come strumento creativo per comunicare le aziende con cui lavorate. Certo, ma io parto con una premessa ispirata a quello che abbiamo appena visto. Il livello di sofisticazione con cui la musica viene usata in advertising è lontanissimo da quello che avete appena visto. Cioè, e tra l'altro complimenti perché sono grazie. Delle cose stupende. Lo dico perché la musica è proprietà intellettuale di tutti, tutti ascoltiamo musica e quindi tutti, soprattutto in advertising, si sentono intitolati ad avere delle opinioni sulla musica. Quindi entra molto in fretta una questione di gusti, nelle conversazioni con i clienti, nelle scelte, e diventa complesso fare dei ragionamenti così strutturati e strategici. Detto questo, la musica in advertising, qua parto con le mie magiche slide, io parto con una provocazione. In advertising si parla sempre molto di idee e della creatività in senso allargato, di come l'idea sia diciamo il centro di tutto, e sicuramente è vero, però soprattutto per quanto riguarda lo spot classico, ma in realtà vale anche per quasi tutto il resto, ovviamente non per la stampa, il suono e la musica sono di fatto, e mi ricollego a quello che diceva il professor Corsaro, la cosa più potente e memorabile, in assoluto, più delle immagini, più del messaggio, più di un testimonial, sicuramente più del prodotto, che invece è la prima cosa che tendenzialmente la gente si dimentica. Tant'è che spesso e volentieri la musica è la cosa che vi rimarrà in testa più a lungo di uno spot, anche dopo che vi sarete dimenticati la storia che raccontava, qual era il prodotto, come erano le immagini, addirittura qual è il brand che la firmava. E anche io ho un test. L'idea era di farvi alzare la mano quando vi ricordate, non quando riconoscete la canzone, perché credo la riconoscerete, ma quando vi ricordate qual era il prodotto, qual era il brand. Proviamo. Nessuno si ricorda il prodotto? Eh? Era Swatch. Questa canzone, che tra l'altro vi sfido a ricordarvi, ma magari lo ricordate, l'artista era Mijur, non ha mai più fatto niente. Mimmi, correggi, sbaglio, tu che sei più esperto. Penso in un buco che nero. Campino per generazioni con questa canzone, però. Sì, però, esatto, è a godersi la sua villa. Però veniva dagli Ultravox. Veniva dagli Ultravox, grande, è verissimo. È vero. Quindi questa canzone ha altre generazioni ancora, campa. Sì, tra l'altro, anche esatto, senza questo. Eravamo piccoli noi, però questa canzone è rimasta in testa a un'intera generazione di persone che ha passato i pomeriggi davanti alla televisione, solo e esclusivamente grazie allo spot, anche dopo che lo spot e Swatch sono diventati del tutto irrilevanti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la musica spesso non solo può migliorare una comunicazione pubblicitaria, ma spesso può anche fagocitarla. Sì, sovrastarla. Che è la cosa, diciamo, difficile. È chiaro che se sei Vodafone e ti compri si possono dire i brand. Sentivo il professor Cossaro che faceva come in prima serata su Canale 5, che diceva un noto brand di pasta. Si possono dire. Li vediamo tutti. Chiaro che se Vodafone prende l'ultima hit, la forza del brand e la forza del pezzo si equivalgono. Ma non è detto che sia sempre così, quindi è anche una scelta da fare. L'esempio di Vodafone che usò i Dandy Warhols, band semi sconosciuta indipendente americana, Bohemian Like You, divenne una hit pazzesca e loro esplosero fino a un minuto prima e non li conosceva nessuno. Infatti poi ci sono tutti questi casi di band estere che funzionano solo in Italia. Chissà come mai. A casa loro non li ascolta nessuno. Quindi io cosa vorrei fare? Vorrei raccontarvi pochi lavori
Esatto. Due li abbiamo fatti con Dude, ma ci tenevo a farvi vedere anche qualcosa di veramente, veramente, veramente bello, e quindi il terzo non l'abbiamo fatto noi. E vorrei raccontare, li sfrutto per raccontarvi diversi modi con cui la musica può completare, rafforzare, diciamo, far esplodere un messaggio di comunicazione. Innanzitutto, una cosa veramente che, diciamo, viene spesso sottovalutata è come la musica possa creare un legame non solo tra un brand e un'emozione. In realtà io vado a fare un po' ad andare contro quello che ha detto il professor Corsaro, ma ad ampliarlo. È vero che la primissima cosa che dà una musica è una sensazione emotiva, costruisce un impatto emotivo, ma in realtà ci sono tante altre cose all'interno di quell'impatto emotivo che possono anche avere un significato, che possono anche contenere un messaggio a volte. Quindi una delle funzioni, per esempio, è richiamare, riattivare dei concetti, non solo delle emozioni, che fanno parte del nostro immaginario collettivo. Noi quest'anno abbiamo iniziato un percorso con Plasmon di riposizionamento, di ricostruzione del brand, e per farlo siamo partiti, come spesso si fa, anche da un film, da un contenuto video. E nel ragionare su quale fosse, diciamo, la storia che volevamo raccontare, ci siamo resi conto che uno degli elementi più forti per raccontare questa storia potesse essere un pezzo. La storia che volevamo raccontare è che spesso quando nasce un bambino, Plasmon ovviamente 0-36 mesi, basta, spesso quando nasce un bambino l'attenzione è tutta sui genitori, no? Nasce un bambino e i genitori gli cambia la vita, eccetera, eccetera. La mamma soprattutto. La mamma soprattutto. Vabbè, non dire così. Che anche il papà, dai. Invece noi volevamo provare ad aggiungere un pezzo a questa storia. Quando nasce un bambino, in realtà ci sono tante altre cose che si attivano attorno a lui, no? Ci sono i medici, c'è l'istruzione, gli asili, le persone che gli preparano il cibo che mangia a casa, quindi quasi come se un intero paese in qualche modo si svegliasse e si attivasse per crescere questo bambino. Cercavamo un messaggio, cercavamo una storia, e ci è venuto in mente Luciano Pavarotti. E voi direte perché. Perché il pezzo più famoso di Luciano Pavarotti è Nessun Dorma, è l'aria del, adesso sto per dire Turandot, sì. forse la Turandot, è la Turandot. E Nessun Dorma, in quel momento, quando il creativo, grazie, il mio consulente, quando il team creativo è venuto da noi e ha detto usiamo Nessun Dorma come colonna sonora, perché quello che vogliamo dire noi è che in Italia nessuno deve dormire, quando nasce un bambino nessun dorma. Ed era il match perfetto. Quindi da lì poi abbiamo iniziato a lavorarci, abbiamo capito che non sarebbe stato soltanto un sync, ma sarebbe stato qualcosa di diverso, e il risultato è questo spot. Nessun dorma, nessun dorma. C'è un paese che da quando sei arrivato non si è più addormentato. Non dorme chi sorge con il sole e ci mette tutto il cuore solo per assicurarti che quando piangi la mamma sa come calmarti. Non dorme chi attraversa il paese e alla porta ti porta la pappa, che dalla tua crisi notturna non si scappa. C'è chi non dorme perché ha voglia di aiutare, chi resta sveglio per saziare la tua sete di sapere, perché c'è un mondo da scoprire. Per te non dorme l'Italia intera, perché sei tu il futuro migliore per milioni di persone. Ed è molto interessante come la musica fa unire i puntini, no? Cioè, se ci pensate, noi abbiamo usato Nessun Dorma come voiceover all'inizio dello spot, nella voce della mamma, come una sorta di ninna nanna. Poi abbiamo usato la musica in maniera strumentale per il resto dello spot, ma nella testa delle persone, una volta che il contesto è dato, i puntini si uniscono. Sì, sì. Ti viene da cantarla. Ti viene da cantarla, te la ricordi, ti viene in mente Pavarotti, ti viene in mente il titolo, eccetera, eccetera. Quindi il messaggio, in questo caso, di posizionamento di marca, un po' per fortuna e un po' per furbizia, è diventato anche proprio il messaggio, cioè la colonna sonora. L'esempio numero due invece che vi faccio è completamente diverso, questa molto diverso, e ha a che vedere col fatto che a volte la musica è l'idea stessa, cioè non è un completamento, non è una soundtrack, non è un background, ma è veramente l'idea al centro di una campagna. Noi abbiamo lavorato negli anni con una piccola NGO di Londra che opera in Uganda,
e nello specifico nella valle di Bulambuli, che è una delle zone più povere dell'Uganda. E il nostro patto con loro è che ovviamente lavoriamo gratis, perché se avessero dei soldi da darci li darebbero a, cioè li userebbero per le cose che fanno in Uganda, ma noi possiamo spingere, possiamo fare un po' quello che ci pare creativamente. E qua quest'anno dovevamo fare una nuova campagna di fundraising, quindi di raccolta fondi, e ci interrogavamo, dicevamo, ma cavolo, in un momento storico dove tutti investono in Bitcoin, il Kickstarter e quant'altro, tutti investono, com'è possibile che le persone che hanno più bisogno di soldi non riescano a trovare dei finanziamenti? Poi loro in realtà raccolgono fondi per proprio fare progetti, no, di crescita, non solo per comprare cibo o supporto diretto medico. E anche qua siamo partiti da un insight interessante che era detta all'inglese, che poi è il nome della campagna, Money Makes Money. Cioè, se tu hai soldi, sei ricco e hai successo, la gente è incline a darti soldi, che è un paradosso perché probabilmente non ne hai bisogno o sei in grado di farli da solo. E partendo un po' da questa provocazione ci è venuto in mente qual è il modo più forte per fare, diciamo, per essere percepiti come ricchi, per essere percepiti come persone di successo, e in maniera completamente folle abbiamo pensato al rap. Cioè, non c'è un ambito del mondo dove c'è più ostentazione della ricchezza, del bling dei rapper. Mettendo insieme queste due cose abbiamo fatto una campagna completamente folle, girata con una casa di produzione ugandese che si chiama Wakaliwood, che pensano di essere la Hollywood dell'Uganda, ma in realtà sono dei matti. E abbiamo fatto un videoclip rap con la community di Bulambuli, dove il concetto era: facciamo vedere che abbiamo i soldi, così ce li danno. Così ce li danno. Geniale. C'è una piccola introduzione per spiegare la storia, ovviamente, perché altrimenti... Ma è qui. Guarda, ci vuole un sacco. Ruacciava gagava gagagno. A te fa, va a fare tua fuorida dalla. Guarda, ci mangi niente money makes money. Money makes money? Sente, yekola sente. Bovere omugaga. Aba kwesiga baba banji. Era na aba kuwe byokola baba banji. Money makes money. Mfunye ekirowoozo. Money makes money. 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 Money makes money. Ndukula 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 shanana ndukula 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 shanana njagala 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 look at my chain look at my grills look at my bling look at my drip drip look at my keys look at my pants look at my sweat look at my chick chill filled on drink yeah me and my squad be talking business on the daily like we own a stab bags right around the city thumb with money like it's not for debate Bumba na wasana send the boss. Somba na ngasi fana balod. Lipeso, huipeso, muipeso. Ni yese lipeso, lipeso. Ni yese shesi ngane le shosi ni yoda saho. Ngaba wane losi nangase don. Nomba nebo senge se. Ndamange nyeha nyeha nge nye nye se. Money, money, money makes money. Money, money, money makes money. Money, money, money makes money. Money, money. Money makes money. Help us make it so we can stop faking it. In Bulambuli, your money makes money. Because your donations here turn into business projects, saving groups, and educational programs. So that people from rural Bulambuli can make money and build their own future, because money makes money. La cosa interessante è che ci tenevamo a fare un progetto con le persone di Bulambuli. Quindi la regia, la casa di produzione era ugandese, scusate, non Bulambuli non c'è niente, dell'Uganda. Quindi la casa di produzione era ugandese, i musicisti, abbiamo messo insieme questa specie di super gruppo fatto da rapper ugandesi che hanno creato il pezzo ad hoc, hanno scritto il testo sia in inglese che in Afrikaans, credo che non esista l'ugandese. Poi abbiamo dato seguito in realtà a questo, perché abbiamo lanciato un singolo di fatto, è su Spotify se volete andarvelo ad ascoltare dopo. Abbiamo fatto fare tutta una serie di remix da DJ in giro per il mondo in una fase 2, e qui la musica è l'idea. Cioè, senza la canzone, la musica è l'idea, la musica è il messaggio, cioè dentro l'aver fatto una canzone rap c'è il concetto della campagna,
E non esiste questa campagna senza la musica, non so come dire, non sarebbe stato possibile, sicuramente non avrebbe avuto lo stesso impatto. L'ultimo esempio, che farà impallidire tutto il resto invece, è una campagna, una delle mie campagne preferite degli ultimi anni, e dimostra una cosa molto semplice, che la musica racconta sì un'emozione, ma può raccontare in maniera molto specifica una storia, può dare un messaggio. La musica è il messaggio, a volte, no? Parafrasando McLuhan. E il brand qua è Under Armour, un brand americano stupendo, che fa delle cose pazzesche a livello di comunicazione. Qualche anno fa, se non sbaglio, in occasione delle Olimpiadi di Londra, decisero di lavorare con Michael Phelps. E ai tempi Michael Phelps veniva da un momento della sua vita molto particolare, era stato beccato a farsi le canne con i suoi ex compagni di college, si era mezzo ritirato dal nuoto, poi in paese bigotto come gli Stati Uniti l'avevano sommerso di critiche, però decise di partecipare alle Olimpiadi e di riprovare, finì per vincere tutto per l'ennesima volta, e Under Armour poco prima delle Olimpiadi fece una campagna con lui dove, ve lo dico prima io così quando la guardate ci fate attenzione, dove la musica è la storia. Loro hanno scelto un pezzo, che è un pezzo dei Kills, bellissimo, e la musica potevano mettere un voice over e sarebbe stato il classico film con la voce narrante che dice a volte nella vita, invece hanno dimenticato la voce narrante, hanno preso un pezzo e il pezzo racconta quella cosa meglio di qualunque altro escamotage, diciamo, creativo. It's the last goodbye, I swear. I have no regrets, for the past is behind me. Tomorrow reminds me just where. Solo quest'ultima cosa, a parte la line, diciamo, che chiude il film, cioè le cose che fai al buio ti fanno, diciamo, ti mettono sotto alla luce, sotto i riflettori, che è una delle line più belle. Il copy, quello che noi chiamiamo il copy, cioè il testo dello spot, è il testo della canzone. It's the last goodbye, I swear. È la storia di Michael Phelps che dice: ok, la faccio un'ultima volta, giuro che è l'ultima, è l'ultimo goodbye. Ed è la storia proprio, c'è un video bellissimo con Michael Phelps che gli fanno vedere lo spot per la prima volta e inizia a piangere come un vitello. Anche qua la musica è tutto, tutto. Se avessero messo un voice over con il testo recitato da un attore non sarebbe stato assolutamente lo stesso spot. Livio, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Passa, aspetta che ci abbiamo. Pardon. In realtà in collegamento Alessio Albano. Scusa Simone, ti tengo per ultimo. Prego. Alessio, batti un colpo se ci sei. Ti vediamo. Allora, io ci sono. Spero ok, e ti sentiamo. Mi sentiamo. Okay, e ti sentiamo. Benvenuto. Alessio Albano, fondatore di 731 Lab, un'agenzia che si occupa di strategie digitali, contenuti digitali per i brand, che tra le varie cose che fa si è specializzata in un ambito molto interessante e super attuale, che è quello dei podcast. Nel senso che 731 Lab produce diversi podcast per i brand, podcast che in qualche modo sono forse ora uno degli strumenti più interessanti, più innovativi, che le aziende sempre di più stanno cercando di utilizzare per
comunicare la propria marca, dove evidentemente l'elemento audio e sonoro a 360 gradi è l'elemento fondamentale dello storytelling della marca. Alessio, prego, manderò io le tue slide. Sì, grazie. E benvenuto. Grazie mille. Grazie mille. E come già introduceva correttamente Mimmi, il podcast... Ok, perfetto, questa. Il podcast sta vivendo ormai negli ultimi 2-3 anni quella che è stata... che è stata definita una second golden age, una seconda età dell'oro, perché poi i podcast sono un po' più vecchiotti di quello che sembra ai più. I primi podcast, io tra l'altro collega di Roberto, iniziai a realizzarli nel 2005, però diciamo che da 3-4 anni in effetti complici alcune evidenti rivoluzioni dal punto di vista tecnologico e poi ovviamente anche di offerta e di mercato, effettivamente oggi il podcast è un medium molto molto interessante per tanti e soprattutto per i brand. Faccio giusto, vi do due dati per capire un po' il mercato italiano, perché poi è abbastanza interessante già questo. Ogni mercato poi fa storia un po' a sé, ma a noi interessa vedere questo mercato. Questa è una ricerca Nielsen Audible del 2020, quindi diciamo che ci aspettiamo ulteriori incrementi prossimamente nella prossima ricerca, però diciamo che abbiamo incrementi double digit, più 15% l'anno prima sul 2018 erano del 20%, abbiamo raggiunto quasi 14 milioni di ascoltatori, cioè persone che hanno almeno una volta ascoltato un podcast, come vedete anche la platea, diciamo, degli ascoltatori è abbastanza variegata e molto interessante per i brand. Quello che è interessante anche è vedere i contesti di fruizione del podcast, il tasso di istruzione degli ascoltatori, insomma tutti elementi che chiaramente hanno fatto, come dire, alzare le orecchie ai brand, ma anche per altri motivi. Se torniamo un attimo alla slide, quali sono i principali benefit che gli ascoltatori cercano? Prima di tutto è avere, esattamente, scusa, è sentire raccontare una storia, prima di tutto. Secondo punto, imparare qualcosa. E terzo punto, uno dei benefit ricercati è la creazione di un rapporto di intimità con la voce, con l'host che racconta questa storia. Pertanto questi sono i benefit ricercati dagli utenti, questi sono i vantaggi che il podcast riesce a portare nell'esperienza di ascolto. Slide successiva. I podcast lavorano nell'ambito della memorialità. Dobbiamo pensare a tanti layer su cui lavora il podcast, lavora sulla memorabilità, sulla semplicità e l'immediatezza. Considerate che di fatto è una storia, un momento che un utente, un ascoltatore, decide di avere per sé e di ascoltare, di mettersi nelle orecchie, proprio avere anche un contatto, se vogliamo, fisico molto, molto importante. È un veicolo di significato, Livio ha parlato molto di significato. I podcast permettono questo elemento e poi contribuiscono a stabilire una connessione emotiva, come avete visto anche nei benefit ricercati dagli utenti. Non stupisce quindi che i brand stiano cogliendo l'occasione per utilizzare questo nuovo medium per veicolare le loro storie e per stabilire delle connessioni emotive. Evidentemente il podcast è tutto suono,
E quindi ora andiamo a vedere in che modo l'audio branding si sostanzia nel podcast. I tre principali, i tre pillars, diciamo, in cui si sostanzia l'audio branding nel podcast sono la narrazione e il tono di voce, che aiutano a personalizzare il messaggio di brand, a creare una connessione con il pubblico e a conferire credibilità. L'audiologo e quelli che vengono chiamati i temi musicali, le frasi melodiche, poi dopo andremo a vedere qualche esempio, che aiutano ad aumentare la notorietà di brand e a dare una struttura anche alla narrazione. E infine c'è la musica, quindi con tutti i suoni, che invece contribuiscono a definire il mood del racconto, ma a me piacciono molto questi due secondi aspetti invece, perché è evidente che operano in profondità sulla memorabilità di alcuni momenti del racconto e soprattutto sulla cattura dell'attenzione, che è un elemento che noi dobbiamo considerare sempre, un po' per i contesti d'uso che prima velocemente abbiamo visto e che sono genericamente contesti che prevedono mobilità, prevedono l'utilizzo di smartphone, prevedono l'utilizzo di cuffie, prevedono l'utilizzo mentre si fa altro, okay? Quindi in realtà in un contesto in cui l'attenzione è divisa con altre cose. La musica, il suono aiutano a creare degli hook molto importanti per chi appunto produce e vuole raccontare una storia attraverso un podcast. Vi porto velocemente due esempi. Allora, qui diciamo che noi siamo nell'ambito dell'audio branding, però un po' a valle, ovviamente. Noi speriamo, consideriamo di lavorare sempre con brand che abbiano già sviluppato una consapevolezza di audio brand, o addirittura che abbiano sviluppato già il loro sistema sonoro. Non sempre è possibile, però diciamo che quello che noi facciamo comunque è partire da quello che poi Mimi diceva correttamente prima, dalla brand identity, cioè qual è la brand essence, qual è la promessa, qual è l'essenza del brand, quali sono i tratti di personalità di brand, e poi cerchiamo di declinarli all'interno del progetto. Nel nostro caso, adesso facciamo questo caso di questo podcast, In cima alle emozioni, un podcast in cui vengono raccontati otto personaggi che in qualche modo hanno deciso di scegliere la via meno battuta nel loro ambito professionale, personale, eccetera, e hanno trovato ispirazione nella montagna. Questa era un po' l'idea di progetto che stava alla base del podcast. Per fare questo abbiamo innanzitutto fatto un primo lavoro, che è il lavoro del primo pillar, e abbiamo cercato di individuare la voce che avesse una credibilità, che potesse raccontare in modo corretto e migliore le storie che Bimbo voleva raccontare. Proviamo ad ascoltare il primo pezzo. Ci sono persone che seguono i tracciati, altre che aprono nuove vie. In questa serie incontreremo donne e uomini che hanno deciso di provare a uscire dai percorsi determinati per loro, dalla nascita, dalle regole di una professione, dalle circostanze, e hanno scoperto che la via meno battuta, a volte, è quella che porta più lontano. Oggi noi possiamo seguirli. Partiamo.
Allora, in questo caso noi sentiamo innanzitutto Enrico Brizzi, scrittore che probabilmente conoscerete, ma di fatto un personaggio incredibile che ha anche una sua passione per il mountain walking, è una persona che poteva raccontare in maniera credibile questi personaggi, poteva incontrarli, intervistarli, parlarci, eccetera, e ha questo tipo di voce che è piaciuta molto da subito sia a noi che all'azienda, e avete sentito anche quella che è un altro elemento della colonna sonora, che è il tema, quella intro sonora che avete ascoltato, in realtà è quella che ritroviamo ad ogni inizio di ciascuno degli episodi, e serve appunto per settare un certo tipo di mood, un certo tipo di identità contemporanea con stile, e quindi che in qualche modo rispondesse, quando l'abbiamo scelta, a quegli elementi di Brand Identity che trovate tracciati in alto. Uno degli elementi poi che c'è sempre da considerare nel podcast, evidentemente, come dicevo, qui parliamo del terzo pillar, è la musica che setta il mood invece della narrazione. Allora vi faccio sentire questo pezzettino che, assieme anche al testo come è stato scritto sempre da Enrico, incarna in maniera abbastanza evidente, credo, il tratto di personalità human che volevamo trasferire, e ci sono due variazioni di musica anche che aiutano anche in questo caso a cambiare, modificare leggermente il mood della narrazione. Maurizio arriva in vetta mentre sta sorgendo il sole, e lì sul tetto del mondo ritrova un'immagine che lo riporta di colpo indietro di 20 anni. Vede la curvatura della terra e gli sembra che finalmente un cerchio si chiuda. Ed è stata un'emozione per me talmente forte, e lo spettacolo era talmente bello che mi sono proprio messo a piangere dall'emozione, perché andare nello spazio è sicuro. Scusate, abbiamo dovuto tagliare, ma era bellissimo. E questo è Maurizio Kelly, un astronauta, in realtà, che poi decide di scalare l'Everest perché lo aveva visto da su in una missione a metà degli anni 90, e racconta con la sua voce l'emozione che ha provato. In questo caso quello che abbiamo cercato di fare è proprio di costruire questa emozione che è la scalata e l'arrivo in vetta, con poi tutto quello che viene visto, e quindi qui si apre anche la musica, questo anche epicità un po' quasi spaziale, sembra un po' anche E.T., e però trasferisce il valore anche della conquista, che è un altro degli elementi molto importanti per un brand come BMW. Chiudo questo esempio con invece un altro elemento di, come dire, di chiusura e di branding, chiamiamolo un po' puro, laddove noi dobbiamo chiudere ogni episodio, e volevamo individuare un link tra il brand e la serie del podcast. In cima alle emozioni, La montagna racconta è un progetto BMW. Il viaggio continua. In questo caso ci è andata ricca, perché il sound logo di BMW era abbastanza riconoscibile e ovviamente presente. E quello che abbiamo voluto fare alla fine è proseguire con la voce alla fine, dopo il sound logo, creando questo link, se vogliamo, tra il brand e il messaggio, il viaggio continua. Il viaggio continua, evidentemente, il viaggio continua con BMW. Abbiamo qualche altro esempio? Tu Mimi, dimmi, sì. 20 minuti ho che... Sì, stiamo già sforando alla grande, quindi più veloce riesci a andare, più...
più mi dai una mano. Okay. Ma ormai... Va bene. Allora, diciamo che qui l'esempio invece è Lamborghini, è progetto target femminile, sembrerà strano, ma target femminile. Da qualche anno Lamborghini ha creato un progetto per le donne, si chiama FAB, Female Advisory Board, raccoglie 100 tra le più influenti donne al mondo, presenti nei consigli di amministrazione, con la caratteristica di non essere mogli di, ma essere loro stesse dei personaggi di spessore, e voleva raccontarlo in questo progetto. Quindi quello che abbiamo costruito l'abbiamo fatto tra l'altro in pieno lockdown, è stato molto molto interessante. Scelta della voce femminile, in questo caso purtroppo non c'era una voce ufficiale, abbiamo dovuto fare un po' di casting, abbiamo scelto questa voce. Welcome to the Fab Talks podcast project. We'll meet women who had the strength and courage to turn their lives around. We will share their transformation journey and witness the turning points where their lives could have taken a very different direction, just as our lives could. Che c'è un piccolo. In questo caso, innanzitutto voce femminile, ci sembrava una voce molto cristallina, chiara, ma molto decisa e risonante con il messaggio di brand. Questa purtroppo, e per fortuna diciamo, una sfida ogni volta quando si lavora con dei brand, è proprio quella di trovare le voci giuste, le voci che poi rappresentano il brand in tutta la serie, perché poi questo è l'elemento evidentemente importante. Quindi i quattro criteri di selezione di fatto sono risonanti a loro volta con quelli di Lamborghini. Nel caso invece, nel secondo caso invece, c'è l'utilizzo della musica, della voce dell'ospite, se vuoi farlo partire. Sì. When you're driven by passion, there's nothing you can fear. Meet Natalia Etani, entrepreneur based in Dubai, social media star, artist. She is CEO and owner of two successful companies in a male-dominated sector, supercars. And with more than 300,000 followers on Instagram, she is also an influencer. Ok, in questo caso la cosa che da sottolineare, al di là dell'utilizzo evidentemente del motore credo di un Aventador che suona bene, suona decisamente bene, sì. E la ragazza comunque ne ha due di Aventador, quindi guida anche molto velocemente, quindi guida veloce, quindi abbiamo voluto che trasmettesse il suo messaggio. Quello che sentite sotto è il tema che è stato, in questo caso è stato sviluppato ad hoc per il podcast da un musicista per Lamborghini, e ha una dinamica diciamo che con dei crescendo che poi trasmettono molto la potenza anche della musica, però comunque con uno stile molto contemporaneo, molto innovativo, che abbiamo cercato di mantenere nella musica, anche perché spesso diciamo i soundscape di riferimento, diciamo gli ambiti di riferimento, i contesti di riferimento potevano essere ad esempio gli adolescenti o i giovani di Dubai, e quindi volevamo ricreare un po' anche quelle atmosfere. Proviamo l'ultimo pezzo. Natalia and her husband take risks. They invest, they work themselves into the ground. And in a surprisingly short time, thanks to her hard work and dedication, Park Lane Car Rental becomes a success. Not the last one. 8 years later, another and connected enterprise is born. Gulf Foil, a luxury. In questo caso un po' la scelta che è ricaduta su un tipo di musica un po' sofisticata, diciamo, e che in qualche modo
incarnasse il valore soprattutto dell'informal luxury che avevamo trovato nell'essenza di brand. E, mi sembra che non ci sia altro. No, grazie Alessio, il tuo contributo è stato fondamentale, grazie anche per avermi coinvolto in questi progetti, nel senso che tutta la selezione delle musiche di questi due progetti l'ho fatta io e quindi mi prendo un pezzo di merito dei successi di questo progetto, ma grazie davvero ancora. E ora diamo la parola all'ultimo ospite del nostro talk, che è Simone Aquino. Benvenuto Simone. Grazie mille. Simone è... Welcome to the Fab Talks podcast project. We'll meet with... Siamo tornati indietro, come mai? Scusate. Ok. Simone è Business Developer Manager di Terrazza Martini, un luogo che non ha bisogno di presentazioni, mentre ti passo lo scettro del potere. E... introduco brevemente il motivo per cui ti ho invitato a parlare in questo talk, perché evidentemente l'ultimo pezzo che ci interessa affrontare in questo talk è come la musica, diciamo, diventa il contenuto di un luogo di brand, questo è un luogo di brand per eccezione, sia perché in qualche modo aiuta a vestire l'atmosfera, diciamo, della location, quindi fa parte, è una parte essenziale del vestito appunto di questa location di brand, ma anche perché una location che ospita decine, centinaia di eventi all'anno, la musica è un elemento fondamentale, se non molto spesso quello principale. Prego, a te la parola. Decisamente. Grazie mille di avermi invitato. Prometto di essere breve, anche se ci sarebbe da andare avanti a discutere fino a orario aperitivo. Esatto, che ci siamo quasi. Esatto. E nel corso di questa oretta ho sentito vari temi interessanti che poi riprendono un po' quello che facciamo in Terrazza Martini, per cui un ambiente sonoro, dei ponti emotivi, dei ricordi, una situazione di benessere all'interno di un luogo. È proprio il luogo dove Terrazza ospita tantissimi eventi e cerca di ricreare delle emozioni o un ambiente comunque confortevole per chi va a fruire la musica, l'ambiente durante gli eventi. Molto velocemente, Bacardi Brand Homes Worldwide è il contenitore dove Terrazza si situa. Ci sono 12 brand home, perché ovviamente Bacardi acquista negli anni 90 tutto il brand Martini. Terrazza Martini è in centro a Milano e dal 1958 è proprio il centro storico dove nel corso degli anni, quindi un brand iconico, esprime e ospita tutta una serie di eventi che sono appunto sia di lifestyle, come potete ben vedere, ma anche poi per quanto riguarda la musica, tema che ritorna in continuazione in un luogo e che viene sia fruita dagli organizzatori di un evento, ma che viene vissuta anche in prima linea per delle presentazioni, vediamo Pavarotti, Ray Charles, Lucio Battisti, e quindi la musica ha un legame fortissimo sia con il luogo, ma anche con il brand proprio da un punto di vista di aperitivo. Immaginatevi un aperitivo o un luogo senza musica o un evento senza musica. Quante volte vi è capitato? Un luogo senza musica è un luogo che crea distanza. Un luogo con la musica, diversa che sia, aiuta a sentirsi bene, proprio avere una situazione di benessere in molti casi. Che cos'è oggi Terrazza Martini? È un luogo, un punto di riferimento soprattutto per chi deve fare eventi, quindi una location di eventi, e che mette insieme tutta una serie di ingredienti per far sì che questi eventi arrivino. Molto spesso sono eventi o di brand oppure di location, quindi ospitiamo dei brand che vogliono fare all'interno di questi luoghi presentazioni di prodotti, cocktail, cene, ma quando ci sediamo e riceviamo una richiesta bisogna capire quali sono poi, no, gli ingredienti alla fine di un evento. In qualche modo sono la location, e quella fortunatamente c'è dal 58, e fin lì siamo a posto e tranquilli. La parte di catering, quindi food and beverage, qualcosa che aiuti, no? Tutta la parte degustativa.
soprattutto perché ovviamente siamo un brand beverage, lo staff operativo, quindi persone, una squadra che aiuti alla realizzazione di questo, dell'evento, e poi la musica come uno degli elementi principali. La domanda che ci siamo fatti, e da 2 o 3 anni soprattutto che io sono in questo luogo, è: può essere la stessa musica utilizzata per tutte le tipologie di eventi? In realtà no, perché in molti luoghi, come si accennava prima, si mette una musica di sottofondo, quella rimane, ed è stranissimo. Va bene per tutte le... E va bene, ma la risposta è chiaramente no. No. Perché noi ospitiamo eventi per quanto riguarda la Fashion Week, cocktail party, lavoriamo con le aziende e poi anche con i media TV, per cui le persone fisiche che fruiscono di un luogo fisico necessitano per forza di un contenuto musicale che sia pensato. La risposta, come giustamente potete vedere, è no, con un punto esclamativo e sottolineato. Ci vuole coerenza con quello che è un progetto, coerenza con quelle che sono le richieste musicali sia di brand e sia della parte musicale, e quindi una particolare attenzione. Per quanto riguarda quindi l'evoluzione di quello che ci stiamo dicendo è dare un contenuto a un contenitore in un arco temporale, perché tendenzialmente gli eventi possono variare di durata e quindi io devo variare il mio messaggio di contenuto a seconda del tempo e di fruizione che ho all'interno dello spazio. Quindi che cosa andiamo a fare noi in quanto event manager della Terrazza Martini? Ci sediamo insieme al cliente per capire le necessità e lo svolgimento dell'evento, timing, studiare i momenti dell'evento e creare una regia musicale dal walk-in fino alla fine. Non posso necessariamente avere una musica uguale dall'inizio alla fine. Se ho una musica dall'inizio alla fine vuol dire che qualcosa mi sta sfuggendo di mano e quell'evento lì non è pensato anche a 360 gradi per fruirne correttamente. Come tradurre e sviluppare la musica all'interno di un luogo iconico di brand? In realtà il salotto di Milano diventa un po' la casa della musica. Iniziamo con un po' di esempi. Noi nel 2018 abbiamo fatto una partnership col Comune di Milano e insieme a Base, Terrazza Martini è diventata la casa della Music Week, per cui abbiamo ospitato concerti e panel per far sì che quel luogo lì diventasse un luogo ricco di contenuti musicali vari, svariati, tra cui e anche di musica completamente diversa, e quindi anche le persone che fruivano, era molto bello perché il pubblico era assolutamente eterogeneo, ma questa era la diversificazione di musica e di persone che fruivano lo spazio, era una ricchezza enorme per lo spazio e per le persone che lo vivevano. Come potete vedere ci sono varie immagini e lo spazio è interessante. Anche perché comunque il vostro brand parla ad un target abbastanza ampio, quindi è... Decisamente, sì. È giusto così. Esatto. Non, sto andando davvero veloce per fare proprio i punti salienti di come la musica è un ingrediente fondamentale all'interno di un evento. Sto tralasciando come il brand Martini invece negli anni ha espresso attraverso campagne pubblicitarie, attraverso comunicazione e marketing, ma ci stiamo concentrando solamente su quello che è il luogo fisico e la fruizione dello spazio. Io volevo salutarvi con 2 esempi che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni. Il primo è Gianna Nannini, che è venuta il 25 aprile del 2020, quindi pieno lockdown, per registrare il concerto del 1° maggio che poi è andato in onda su Rai 3. Neanche farlo apposta. E il secondo esempio invece è una delle ultime operazioni musicali che abbiamo fatto con Radio DJ, quindi creando un contenuto abbiamo portato ogni venerdì, maggio, giugno, luglio, adesso l'ultimo l'abbiamo fatto lo scorso venerdì, la radio sopra la terrazza per parlare di artisti, musica e contenuti, e il tema era la dolce vita nel 2021. Quindi un richiamo molto forte ovviamente a quella che era la dolce vita e che cosa voleva dire per gli artisti più contemporanei, grazie a Michele Caporosso, Seawad e poi Linus, e poi scambiarsi ovviamente quello che poteva essere un aperitivo a fine chiacchierata su radio e su TV, DJ TV. Voilà. Primo video Gianna Nannini, immaginatevi il lockdown, quindi in pieno lockdown abbiamo registrato questo.
la coda del lockdown. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai, e turbine e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti, meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole, mi tremano le parole, amo la vita, meravigliosa. Immaginatevi in pieno lockdown, quindi dove le persone non potevano fruire fisicamente dello spazio, ma erano connesse in televisione e vedere tutto questo. In realtà il concerto della Nannini, che apriva tra l'altro poi il concerto del primo maggio, che era stato fatto digitalmente con Ambra Angiolini a Roma, se non sbaglio, era proprio una risposta alla città. Io ho avuto la fortuna di essere lì durante le registrazioni del concerto, e la cosa più interessante è che non c'era una persona in Piazza Duomo, non c'era un suono della città, che è quasi sì, ovviamente è straordinaria come situazione, ma c'era solo la sua voce che rispondeva a questo silenzio, quindi era molto emozionante live. Immaginatevi anche in televisione che risonanza poteva avere. Lascia per sempre, sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. Na, 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 na. Scelta dell'artista ovviamente molto popolare, il brand Martini è estremamente popolare, eterogeneo, largo, quindi c'è stata anche una coerenza, indipendentemente dal periodo storico, di musica, luogo e a chi rivolgerlo. Secondo esempio, abbastanza diverso, il video dura un minuto. Collaborazione con Radio DJ. Della trasmissione c'era una sorta di aperitivo cocktail, quindi dove le persone invitate erano dei micro eventi dove poi potevano ovviamente fruire dello spazio che aveva vissuto della trasmissione. Grazie, vi saluto. Simone, sei stato velocissimo, grazie mille. Allora, noi abbiamo ormai terminato, abbiamo sforato tutto lo sforabile. Io ringrazio Viscom per averci ospitato e per averci dato l'opportunità di fare questo Viscom Talk sul tema dell'audio branding. Ringrazio tutte le persone qui presenti, le persone che hanno seguito il talk per via digitale sul sito di Viscom Italia. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato a questo talk, il professor Mauro Corsaro, che sarà già andato a bersi 3 o 4 bottiglie di Coca-Cola che si era già scollegato prima, Alessio Albano, che non so se è ancora collegato con noi, Roberto Bagatti, Alessio c'è, grazie, Livio Basoli e Simone Aquino. Io volevo salutarvi con un'ultima cosa, un'ultima piccola chicca che non sto neanche a introdurre,
Domande non abbiamo tempo in ogni caso. Un spot di Adidas di qualche anno fa, che è, come alcuni degli esempi che ha presentato Livio prima, ha utilizzato la musica come vero, diciamo, messaggio, ha ripreso un brano iconico della storia della musica e l'ha reinterpretato in chiave contemporanea. Gli attori dello spot cantano il brano, alcuni sono dei musicisti e il brano di per sé, anche nel titolo e nel testo, veicola il messaggio di originalità che sta alla base del brand. Grazie a tutti. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step. Along the byway. And more. Much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. Grazie, grazie a tutti.